negli anni 90 avevo un piccolo studio di design, un'agenzia diciamo di grafica e comunicazione, dove lavoravo con un bellissimo, affiatatissimo gruppo di ragazzi, ognuno con una specializzazione diversa, chi era bravo nell'impaginazione editoriale, immagine coordinata, lettering, tipografia, elaborazione delle immagini, insomma era proprio un bel laboratorio dove ci si inventavano sempre un sacco di cose interessanti. Abbiamo fatto tanti bellissimi lavori finché un giorno, proprio dalla sera alla mattina, sono uscito la sera, salutato tutti, sono tornato il giorno dopo, la mattina, non c'era nessuno, c'era solo la segretaria e non c'era l'ombra di niente. Dove erano finiti tutti quanti? Erano finiti dal mio maggiore cliente, anzi dal mio unico cliente, perché che cosa era successo? Negli anni, nel tempo, cercando di aumentare le entrate, cercando di avere clienti e lavori più prestigiosi, avevo assunto un direttore commerciale e questo direttore commerciale mi aveva presentato delle persone che già conoscevano, che avevano un'agenzia super prestigiosa che faceva dei lavori di altissimo livello. Te la faccio breve: questi ci hanno cominciato a dare dei lavori, poi sempre di più, finché lavoravamo soltanto per loro. Quindi loro cosa hanno fatto? Prima di tutto, per un po' di mesi hanno cominciato a pagare sempre più in ritardo, di modo che si sono accumulate tutta una serie di fatture per migliaia e migliaia di euro. Due, anzi, quelli erano milioni di lire a quel tempo. Due, hanno da un giorno all'altro portato via tutto il mio personale offrendogli il doppio dello stipendio. Si sono tenuti ovviamente tutti i loro clienti e non hanno pagato nessuna delle loro fatture. Non li ho mai più visti né sentiti, incluso il mio direttore commerciale, e ho sentito solo l'avvocato, ma è stato tempo e soldi buttati via, perché poi dopo loro ovviamente che hanno fatto? Sono falliti, hanno aperto un'altra e poi un'altra ancora e via dicendo. Che te lo dico a fare? Fai avanti veloce 10 anni e mi trovo nel Salento, è Ferragosto dell'anno 2007, e in quel momento io guadagno circa più di $10,000 al mese dalle commissioni di pubblicità che mi arrivano da Google. Come faccio per guadagnarli? Io scrivo dei contenuti online sul mio sito, cosa che facevo già di mio, non è che ho fatto per guadagnare questi soldi, ma scopro che con il sistema della pubblicità di Google a quel tempo è possibile, inserendo appunto gli script per fare apparire pubblicità di Google, guadagnare dei soldi scrivendo di ciò che a te più piace o più interessa. E quindi con questo sistema, ripeto, sistema forse non è la parola giusta, pubblicando miei contenuti di valore e ottenendo delle entrate da Google, io ho trovato il nirvana, il satori proprio delle possibilità che uno si può augurare nella vita, perché scrivevo più in un posto di ciò che mi piaceva e mi interessava di più, e cioè come comunicare in maniera efficace con le nuove tecnologie, e Google ogni mese mi mandava sempre più soldi. Parliamo di oltre $10,000 al mese. Quindi da un momento all'altro, giorno di Ferragosto, scompaio da Google, queste entrate non ci sono più. Da chi vado? Con chi mi lamento? Dove protesto? Qual è l'ufficio reclami? Chi mi dà ascolto? Nessuno, zero, nilk. Sono stato stupido io, che dopo 10 anni mi ero dimenticato che le cose, i principi che contano non sono e non erano cambiati. E cioè quindi che avevo puntato di nuovo tutte le mie fiche, tutte le mie risorse soltanto su un cavallo, che era Google. E nel momento che questo cavallo avesse avuto ragione o no, avesse avuto il diritto di fare questa cosa o no, mi ha chiuso il rubinetto delle entrate, io mi sono trovato sdraiato per terra che non sapevo veramente dove mettermi le mani. Quindi morale della favola qual è? Morale della favola 1, io mi sono ricordato dell'errore fatto in precedenza, ho detto questa cosa non può più esistere, che io punto tutto su una sola risorsa, ripartiamo da zero e puntiamo da subito sulle persone, un cliente dopo l'altro. Voglio investire sul creare
un seguito di fan appassionati dove non c'è la possibilità che da un momento all'altro scompaiono così perché qualcuno, un algoritmo o c'è qualcuno che fa il furbo ha deciso di segarmi fuori. E due, creare il maggior numero possibile di canali differenti, alternativi di entrata, così che quando non va bene uno va bene un altro e tutti insieme formano qualcosa di sostanzioso e non stai sempre lì con il batticuore che boh, se mo si ferma questo che faccio? Questo è quello che ho imparato.